quanto cambia il volto delle città cinesi o di una città cinese? Moltissimo. Le città cinesi sono in completa trasformazione, sempre perenne trasformazione. Non mi riferisco solo alle architetture, ai paesaggi architettonici o alle strade, alle opere di alta ingegneria, ma anche dal punto di vista sociale. Cioè c'è un grosso dinamismo e un grosso fervore culturale e sociale, in particolare poi intorno a questo discorso dell'ambiente e della sostenibilità, per la quale devo dire i giovani cinesi sono molto versati, cioè sono molto attenti, e anche il mercato ha trasformato un po' il suo modo di porsi, no? Parlo per esempio del riuso, del riciclo, parlo dell'utilizzo di prodotti ecologici, attenzione al cibo. Queste sono tutte cose che sono emerse in Cina negli ultimi anni, ma che si sono profondamente radicate. E quindi le città cinesi cambiano di conseguenza, cambiano la struttura architettonica, grandi opere di alta ingegneria, ma cambia anche la società. E poi devo dire anche una grossa attenzione al verde, no? Grandi parchi, nonostante i grattacieli, no? Che tutti vediamo in TV, ebbene tra quei grattacieli ci sono parchi, ci sono polmoni verdi, la necessità delle persone, ma anche questa origine antica, di una vita all'aperto, di riunirsi all'aperto, e quindi è tutta una questione incentrata sulla qualità della vita. Questo in particolare nelle città frenetiche, parlo di Pechino, parlo di Shanghai, parlo di Shenzhen, della stessa Guangzhou, e chiaramente è tutto molto sentito. C'è una variabile di tipo culturale, ma poi c'è anche una variabile di tipo istituzionale e anche una variabile di tipo economica, che stanno facendo investimenti formidabili. Io non credo che nessun paese occidentale, né tantomeno l'Europa, sarebbe disposto, avrebbe le possibilità di investire tanto in questo discorso della transizione ecologica. La questione dell'ambiente, è vero, è fortemente legata alla cultura cinese ed è fortemente, insomma, la cultura cinese è una cultura essenzialmente contadina. Per millenni sono stati contadini e quindi legati ai cambiamenti delle stagioni, legati ai raccolti. E il discorso dell'ambiente è proprio insito nel pensiero cinese, il discorso del rispetto dell'ambiente è proprio insito nel pensiero cinese, perché l'uomo non è mai al centro di tutto, al centro dell'universo, ma è un tassello dell'universo, come lo sono gli animali, come lo sono gli alberi, come lo sono i pianeti. È un tassello dell'universo, e quindi lo scopo dell'uomo non è quello di sottomettere la natura. Io direi anche, perché è una cosa che sottolineo sempre quando me lo chiedono, che questo filo con la cultura cinese antica non si è mai spento. Cioè non è mai stato tagliato, si è rinnovato, si è riannodato molte volte, è stato allentato, è stato ripreso, ma non è mai stato tagliato, perché è quello su cui oggi la Cina basa tutto, basa la sua stessa unità, la stessa unità del paese. Questo è importante per capire poi certi risvolti e certi fenomeni.